Avvocato Romeo Trotta, dunque un convegno per discutere anche della, diciamo, della presenza del minore durante un dibattimento. Sì, non solo nel dibattimento, anche nelle cause civili, perché anzi direi forse soprattutto nelle cause civili, perché le cause che hanno oggetto procedimenti di separazione e divorzio spesso sono connotate da questa particolarità, che i genitori, che sono entrambi difesi, discutono e litigano per un terzo che è il figlio, il minore, che invece non è espressamente tutelato, nel senso che non c'è un avvocato che difende il minore, quindi l'unico che tutela gli interessi del minore è il magistrato. E allora, per dare voce al minore, la norma prevede la possibilità di ascoltarlo e quindi di dare al minore la possibilità di esprimere i propri desideri, le proprie opinioni, i propri malumori, quindi dargli la possibilità di essere in un certo senso parte di un processo che lo vede protagonista ma non direttamente tutelato. Certamente, poi c'è questa problematica del diritto di famiglia e quindi evidentemente la classe forense è tenuta anche a una certa deontologia. Sicuramente, l'altro tema, il primo tema preciso è trattato dalla dottoressa D'Onofrio, che è giudice del Tribunale di Campobasso, il secondo tema sarà trattato dall'avvocato Neli, che ha contribuito a scrivere come rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense il codice di deontologia. Beh, certo, la deontologia è fondamentale in qualsiasi professione, però in questa materia, che come dicevo è particolarissima, nella quale vengono regolati gli interessi e i diritti di bambini spesso in tenerissima età, la deontologia ha un'importanza ancora maggiore e tra virgolette è ancora più delicate, perché le questioni da trattare sono più delicate e vanno trattate in un certo modo, perché sennò si rischia veramente di fare poi dei danni irreversibili sui minori. Con una certa attenzione. Assolutamente sì, da parte dei magistrati e anche da parte degli avvocati. Il convegno, uno degli intenti del convegno è proprio questo, è questo di far capire agli avvocati che si occupano come me in materia di famiglia, direi in modo principale, e quello di avere un comportamento che sia sempre rispondente non solo all'etica professionale ma anche agli interessi dei minori, che secondo me, non solo secondo me, secondo anche il legislatore, poi sono gli interessi predominanti sicuramente nell'ambito del processo di famiglia, cioè il soggetto che deve essere tutelato è il minore.